come al solito, il mio donut rosa. Mi aspettavo di trovare qualcosa di più di Halloween, ma non vedo nulla. Cioè, a livello di cose colorate arancioni, disegni particolari, sono sempre le stesse cose. È buona, l'adoro. La gente mi guarda come se fossi matta. Giustamente parlo da sola con la telecamera da Ikea. Non è che sia tanto normale. Adesso scendiamo giù e vediamo le nuove tendenze e i nuovi arrivi nell'oggettistica. Quindi ci vediamo dopo. Quest'albero costa 49,95. Il calendario dell'avvento contiene due buoni d'acquisto, di cui uno con un valore fino a 1000 euro. Ah, questo è l'interno, escono queste cosine all'interno da mangiare. Guarda, vedi? Sarebbe così all'interno. 13, ah ecco, 12,95, eccolo qui, con le varie caselle. E all'interno, nella piramide, escono questi cioccolatini qua all'interno. Asciugamani 2,95 euro, questi qua rossi e bianchi, 50 per un metro la misura, ci sono anche i grigi. Poi i soliti cuscini a 3 euro, però vedo rosso bordeaux, quindi comunque diciamo a tema più natalizio. E qui mi prendono per stupida la telecamera. E lanterne rosse a 3,95 euro, eccole qui, ci sono anche bianche stelline. I soliti contenitori rossi e bianchi dei cubi di Ikea, che ho anche io, questi qua rossi a casa. Questo è anche nuovo, si può mettere in forno. Questo qua viene, ah ok, edizione limitata, si può mettere in forno e in lavastoviglie, ma cos'è in realtà? Non si è capito. Si mette roba liquida all'interno, penso, e si versa. Ok, questa è una novità. Più piccolo e più grande. Novità di... Poi qua non vedo nulla di nuovo, soliti bicchieri, tazze, piatti soliti. Novità, questa qua grande, con i cuoricini, 2 euro. Questa qua, la piccolina, 1,50. Quindi qua siamo proprio per l'antiplastica, quindi tutto in vetro, brava Ikea. 3 euro, queste qua rosa, molto carine. Queste qua, ghirlanda LED 7,95, che sarebbe questa qui. Eccola qui. Ah, con la candela accesa, carina. Eccola, sarebbe così. Bella. Questa qui, blu, quanto viene? Quanto costa? 10 euro, 4 pezzi. Ah, ok, tutta la scatola così, 10 euro. Bellissimi questi qua, molto carini. Questi mi sanno poco di Natale però, gli atun di Natale, li vedo più estivi, rosa e verde. Pezzi 5 euro, questi mi piacciono, guarda mamma, per Natale. Hai visto te spettacolo? 25 euro, questo mi piace, questo lo prenderei, anzi forse lo prenderò.
Genova. Ah, ok, questa qua è un tessuto, una tovaglia. Winterfest 13 euro, eccola qui. Il cappello da fuoco, che carino. 3 euro. Super natalizio. La ghirlanda quanto viene? Servizio, beh, questo qua tra 25 euro così, le posate. 9,95 ghirlanda semplice. Guardate che carini questi piatti. Questi piatti sono troppo carini. 9 euro. 9 euro a piatto. 9 euro. Però è grande. Piatto 1,50 a 26 centimetri. Piatto fondo 1,50 a 22 centimetri. E questo qua invece, questo qua grande, 34, 9 euro, ecco perché costa così tanto. Ah, guarda che belli i biscotti! Questi con il cuore. Questi vengono 95 centesimi, mentre questi qua, i biscottini natalizi, 2,50 euro. Poi ci sono questi qua, bevande ai mirtilli, 50 centesimi. Ah, questi sono natalizi, un po' più natalizi. 1,95 euro, 30 pezzi, sinceramente sono più carini, più natalizi, anche questi qua, 1,95 euro. E penso anche questi, sono carinissimi. 1,50 euro. Ti piace? Questo lo acquisterò, ragazze, lo acquisterò. La mia mania di prendere tutto dal retro, non so se è normale, ma io faccio così. 3 euro a portatovaglioli. Le tazzine super natalizie, molto carine. Queste vengono 2,50 euro l'una. Però questi qua li vedo più primaverili, questi stili qua li vedo primaverili, sinceramente. Tazzine per bere il latte. Ora basta, siamo in autunno, dobbiamo comprare cose super autunnali, super natalizie. Barattolo da caffè 3 euro, latta. Carini questi qui.
Questo 25 euro. Non ti piace? C'è anche con il grigio. Tutta la tonalità con il grigio qui. Tutti 8, 10, 3,50 questi semplici. Bizzarro, un po' strano questo. LED 19,95. Bellissimi questi. 4,95. Anche con i guavi, anche neri. 5 euro. Ah, questo qua viene 25 soltanto la stoffa. Scatole portapalline, comodissime, 4,95, 2,95, 4,95, 6, 2 pezzi, eccoli qua, praticamente si inseriscono queste all'interno e si fanno le divisioni per le palline, comode, soprattutto perché ha le palline di vetro che si rompono facilmente. Cartone!
si mette all'interno del poster due pezzi, 6 euro. Le luci, eccole, le luci 30 euro, 12 LED, che sarebbero questi. Candela, 15 cm, 2 euro rossa, e poi ci sono questi fantastici vassoietti a forma di stella ad 1 euro. Ci sono bianchi e penso anche rossi.
elfi e ancora elfi ammassati, candele, ancora candele ammassate. Questa è bella, questa è una mela. Panettone da Ikea, cosa? Tutti di bosco. Gente che dorme Ikea. Siamo appena tornati e le cose che ho preso sono veramente pochissime. Vabbè, ho acquistato a 4 euro queste stampelle, 8 stampelle, sono comodissime perché sono sottili, leggere e quindi sono salvaspazio nell'armadio. Questo kit per decorare della... cameo? Vabbè, comunque questo kit per decorare la casetta di... penso sia di cannella la casetta, vediamola subito, che utilizzerò il 24, la vigilia di Natale, eccola qui. È troppo bella, bellissima. 300 grammi di biscotti, come si può vedere all'interno è così. Però penso, spero che sia buona, però penso che sia di cannella. Vediamo qua il retro che dice. Per poterla fare costa solo 3 euro, solo 3 euro. E anche se non sbaglio il kit per decorare solo 3 euro e ha vari colori all'interno. Anzi, vogliamo aprirlo? Apriamolo così vediamo meglio. Apriamo, vediamo all'interno cosa c'è. Che bella! No, vabbè, troppo carine. Praticamente la neve, i fiocchi di neve, di zucchero. Poi c'è i mini Smarties da applicare nei bordini. E poi c'è... che roba è questa? Sarà colorante bianco? Tipo effetto neve, effetto panna? Sì, eccolo qui. Oppure forse per applicare i zuccherini, poi colorante verde e poi c'è il colorante rosso. Poi sempre per fare la casetta di zenzero ho acquistato anche questo, che sarebbe tipo una colla ovviamente dolce alimentare per incollare i pezzi di muri della casetta, per crearla appunto. E basta, questo è il kit e se non sbaglio questo 2 euro, quindi all'incirca un 7-8 euro è venuta tutta la casetta così composta. Poi ho preso questo porta tovagliolini in ferro, sempre 3 euro a forma di cuore, rosso. Queste troppo carine, queste casette in ferro porta candele. E poi queste, se non sbaglio, 2,50 euro applicate le candeline qua piccoline, le classiche di Ikea.
questi vetri bellissimi, sono praticamente sono dei micro vetri spezzati, rossi. Io ce l'ho identici, uguali, però argentati. E vengono appunto messi, applicati all'interno delle, non so, delle bicchieri di vetro con la candela all'interno. Servono per bellezza, semplicemente per bellezza, ornamentali, rossi, perché per questo Natale ovviamente li hanno fatti rossi. Poi, dato che siamo appunto vicino a Natale, sta arrivando il Natale, questa bellissima candela a forma di mela, eccola qui, e... contenitore in latta, il profumo sì, è fortissimo, veramente fortissimo, sento tantissimo la cannella, più che altro sento molto la cannella. Ecco qua, eccola, questa è la scatolina. Ho preso due mensoline di queste al costo di 5 euro, legno chiaro venato, per metterle nel ripostiglio, perché mi servivano queste, si chiamano, eccole, lac. Si chiamano lac. Mi servivano ad applicare al muro all'interno del ripostiglio, per un appoggio in più. E ne ho prese due, 5 euro l'uno. Questo è lo shopping di oggi di Ikea, veramente poco. Ho speso pochissimo, ma erano giusto qualche cosina carina di Natale che volevo prendere, che mi piacevano. E cose utili alla fine, le mensoline e stampelle, nulla di che.